siciliani dà un senso di allegria e di festa. Eppure una volta i carretti e i cavalli erano i soli mezzi di trasporto. Aveva eccellenti artigiani che lavoravano sui carretti e i cavalli, come ci racconta Salvatore Mazzamuto. Di Piazza Vittorio Veneto intanto ricordo una cosa, che nessuno la conosceva come Piazza Vittorio Veneto, ma era Sant'Antonio ed era la piazza del mercato dove tre volte alla settimana si svolgeva il mercato. E in questa piazza c'era di tutto e di più, un bazar eccezionale di viavai e di persone, quindi immaginate questi posti, ma solo con l'immaginazione si può fare. Giovanni Verga era a doppio senso, quindi si scendeva e si saliva. E la stazione per la lavorazione delle arance, il grosso, veniva fatto a San Marco. A San Marco c'erano i grossi commercianti, Nicolai, Gunzolo, non voglio fare il nome, comunque per dire che i camion che avevano fatto la raccolta delle arance alla piana dovevano passare da questa strada all'andata e al ritorno. All'andata dunque alle 6 di mattina qua c'era una popolazione. Alle 6 di mattina immaginate che l'amministrazione di allora fu costretta a metterci un vigile per gestire il traffico alle 6 di mattina. Si chiamava Coppola, veniva alle 6 di mattina e qua immaginate, il supermercato non c'era, c'erano 1, 2, 3, 4 salumerie nel giro di 50 metri, qua c'era Spartà, che di mattina faceva il caffè con una caffettiera a 12 tazze e c'aveva un modo di fare con le persone molto affabile, Don Buddo, e dava sto caffè e chiamava tutti i parenti. Poi c'erano i panifici, quindi le persone che scendevano per lavorare alla piana, e allora non c'erano motociclette, si andava, chi era fortunato, in bicicletta. Quindi qua c'erano centinaia di biciclette, centinaia. La bicicletta è di moda e questa è italianissima moda. Popolare ed autarchica, strumento di lavoro e di svago, essa è ormai la regina incontrastata della strada. Si andava a lavoro a piedi o con la bici e quando si forava, anche presto la mattina, c'era l'officina di Don Beppino Naso a disposizione per ripararla. Molti di questi, con la 28, si affrettavano per andare nell'azienda di Costantina. Tante persone lavoravano a Costantina, ma comunque scendevano giù per la piana a lavorare queste biciclette. Questi nostri concittadini si fermavano qua per fare la spesa del necessario che poi mangiavano durante la giornata, il salame. Allora neanche ne circolava mortadello, prosciutto, lardo, queste cose qua, no? Le acciughe,
insomma tutto quello che poteva servire per il pranzo. Il professore Barbarino Conte, nel suo libro Umile e Illustre, Penne e Pennelli, scrive di Giuseppe Mazzamuto il sellaio. È corretto? No, sellaio è improprio. Sellaio è un termine italiano, ma che non traduce bene quello che papà faceva. Papà era sedunato, faceva i sedune, non la sella. Il sellaio dà più l'idea di qualcuno che costruisce. La sella, no, papà la sella non ne faceva, perché i cavalli non venivano utilizzati per essere montati, quindi che c'era di bisogno la sella. I cavalli venivano utilizzati per trainare. Tutto quello che oggi si fa con le macchine, allora si faceva con i carretti, giusto? Quindi anche per esempio il trasporto delle cose. Usterro, stavo a sbarattare, veniva fatto con i cavalli. Dico poi che siamo inizi del secolo scorso, inizi del secolo, papà è del 22. Papà è del 22. Lui inizia a lavorare a Costantina. Lavorò anche a Costantina, sì, lavorò anche a Costantina. Cosa faceva? Io te lo dico in siciliano, facevo gabbiettaro, cioè dobbiamo immaginare però tutto senza la plastica, quindi tutte le cassette che oggi sono di plastica allora erano di legno, oppure per esempio per la raccolta delle arance i panieri, i cestelli, quelli più grandi, non erano di plastica, venivano fatti tutti con tutti prodotti naturali, no? E qua c'erano delle proprie e vere maestranze che facevano queste cose del carro. Papà lavorò per tempo, un po' di tempo a Costantina, poi avendo imparato a fare il sellaio, il sedunaro, ma credo che neanche iniziò, neanche ebbe il tempo di farsi una bottega per conto proprio. Perché partì per la guerra, c'era la seconda guerra mondiale, papà come tutti fu chiamato a servire la patria e partì per le Marche, zona di Ancona, Senigallia, Fossombrone, in questa zona qua papà fece il suo tirocinio di militare, quindi e sto parlando che aveva 21 anni, allora la maggiore età si acquisiva a 21 anni. Era nato il primo maggio del 22, il primo maggio del 22, quindi in quel periodo là partì per servire la pace. Però se io non ricordo male, quando ci fu il bombardamento a Paternò, i primi di luglio del 43, papà già si trovava su a fare il militare. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. A settembre del 43, quando fu firmato l'armistizio, si trovava sulla nave che trasportava le truppe italiane verso la Jugoslavia per andare a combattere i partigiani di Tito. Durante l'attraversamento dell'Adriatico fu firmato l'armistizio, quindi dall'altra parte trovarono i tedeschi, ma non per accogliere gli italiani, ma per farli prigionieri, perché partirono da questa parte alleati, trovarono dall'altra parte dei nemici. I tedeschi, senza neanche sparare un colpo,
Li misero su dei vagoni, ferroviari, e senza chiese partirono e li trasportarono a Danzica, nel Mar Baltico, in Polonia, con il, oggi lo chiamiamo breakdown, come si chiama? Cioè ci fu una chiusura, un'interruzione con la famiglia, con gli altri fratelli che erano anche loro in giro per la guerra, che durò dal settembre del 43 fino ad aprile del 45. Cioè mia nonna, i miei zii, i fratelli non seppero più nulla reciprocamente delle condizioni e della sopravvivenza di mio padre. A salvare mio padre in questa prigionia a Danzica fu l'avere imparato a fare il sellaio, perché i tedeschi estraevano dalle miniere polacche, estraevano carbone, sale, non lo so, ora la miniera non mi ricordo. E il trasporto dalla miniera fino agli stabilimenti di lavorazione, il trasporto avveniva con i carretti, quindi i tedeschi avevano bisogno di qualcuno che sapesse lavorare e sistemare tutto quello che si rompeva a livello di finiture dei cavalli. E papà quindi non fece mai un giorno in miniera, lavorò sempre in superficie. Siccome lavorare in miniera era molto pericoloso per via delle polveri e tutti si ammalavano di asma, a parte le temperature che nel nord della Polonia raggiungevano anche 30-40 sotto zero. Ma poi la cosa straordinaria che che venni a sapere dopo la morte di mio padre, mi scrisse una lettera un suo carissimo amico che era di Messina. Papà aveva conservato due amicizie, io poi ho capito perché. Queste due amicizie era uno di Messina e uno di Scicli. Queste due amicizie erano nate e si erano mantenute durante tutto questo periodo, perché papà, facendo il sellaio, convinse i tedeschi che aveva bisogno di un aiuto, che non poteva fare il lavoro da solo. Quindi questo di Messina e questo di Scicli, facendo, noi ci chiamiamo i giovani, no? L'aiutante, ma erano aiutanti fittizi, che fu tutta una scusa per non farli scendere, soprattutto quello di Messina. Se ti faccio leggere una lettera è da piangere. Quindi salvarono la pelle facendo questa cosa. Quindi dopo i giorni di prigionia tuo papà ritorna a Paternò? Nell'aprile del 45 papà ritorna a Paternò e subito si dà da fare. Immaginate Paternò che era stata bombardata, che era stata chiusa. Immaginate che tutto il bastione che c'è alla fine della via Circonvalazione è frutto dei detriti e di tutte le macerie che furono tirate fuori dal bombardamento del centro di Paternò, zona Quattro Canti, Urna, Monte Cenere. I carretti trasportavano queste macerie e nacque un bastione che si trova qua sotto, giusto? E papà, quindi immaginiamo sto ritorno qua a casa, la fine della guerra, ma difficoltà a non finire. Comunque in questa difficoltà un giovane che ancora aveva 23 anni, 24 anni. Cosa cominci a fare papà? Il sellaio. Mio papà faceva i finimenti per i cavalli. Dove hai imparato a fare questo lavoro? Un lavoro di tradizione familiare? No, il suo maestro è stato Don Alfio Villani, che abitava e aveva la bottega proprio qua in via Circonvalazione.
all'inizio. E praticamente all'angolo dove c'era la stazione, perché qua sopra iniziava la stazione. Ora se scendiamo te lo faccio vedere. Negli ingressi del paese, quindi per esempio in via Nazario Sauro, in via Gessai, tutte queste zone erano piene di calcare, perché il gesso che veniva estratto a Pietralunga veniva portato con i carretti fino all'ingresso di Paternò e poi scaricato in queste fornaci, veniva liquefatto, certo, e poi via San Marco dove c'erano tutte le calcare. Le calcare. La stessa cosa all'ingresso di questo, di questa parte del paese, perché qua dove c'era il giardino moscato c'era una voce calcara e c'era la stazione dove c'era una voce calcara. E qua si facevano anche i mattoni, oltre la malta si facevano anche i mattoni. La stazione era una cosa straordinaria, certo ci dispiaceva quando mettevano a bollire tutta sta pietra, perché a volte qualcuno per sbrigarsi prima usava anche i pneumatici, quindi vi lascio immaginare il fetore che c'era, però c'era una fucina di persone che lavoravano a stazione, no? Su bottega e appena cominciò a lavorare ci fu l'occasione di comprare questo terreno dove poi fabbricò la casa, quindi si diede un bel da fare e mise su bottega. Allora il mestiere rendeva, perché è come se tu oggi avessi una bella officina. E allora in pratica papà cosa faceva? Tagliava il cuoio, mi spieghi? Allora papà, se noi vogliamo utilizzare una metafora, faceva il sarto dei cavalli, perché i cavalli non sono tutti uguali, quindi siccome bisognava fare sti finimenti non andavano bene per tutti i cavalli, ma ogni cavallo aveva la sua curvatura della schiena, aveva la sua lunghezza del collo, aveva la sua pancia, aveva tutta una cosa come noi abbiamo con i vestiti. Il mio vestito non lo puoi mettere tu, giusto Cartellano? E neanche io posso mettere il tuo, con tutta la buona volontà. Faceva questo lavoro qua, faceva i finimenti che erano necessari ai cavalli e quindi le redini, e non erano solo abbellitive queste cose, non era solo formale, erano vestiti. Se il cavallo indossava il suo vestito e il suo vestito era fatto bene, rendeva, non si feriva. Allora mio papà, io ebbi modo di accompagnarlo, ma nella parte finale della sua esperienza di sellaio ebbe modo di accompagnarlo, ma allora ci si spostava perché papà non aveva la patente, io non ero sposato e non avevo neanche io la patente, e accompagnavo papà con la motocicletta. E papà andavamo per esempio a Nicolosi, Bel Passo, Motta Sant'Anastasia, Licodia, Adrano, Centuripe. Papà in questi posti si muoveva come se fosse a casa sua,
e tutti lo chiamavano Mars. E papà poi aveva tutta una classifica su quelle di Belpasso, su quelle di Motta, che ora io non sto a dire, però i suoi migliori clienti erano, i suoi peggiori clienti erano, ci siamo, ma il lavoro che faceva, e ora sono di parte, credo che papà lo facesse anche bene. Ci sapeva fare, era preciso, puntiglioso. Dopo la lavorazione del cuoio che faceva papà, lui lo dà, e soprattutto quelle di abbellimento, perché poi c'era anche la competizione dei carretti. Ma su quelle di abbellimento fu tutta una storia che secondo me nacque dopo. Cioè, credo che papà fosse più indirizzato all'utilizzo dei cavalli per il lavoro e non per esempio per le corse. Ogni tanto per Sant'Appio veniva qualcuno di Trecastagni per farsi i finimenti dei cavalli che poi correvano nella Chianata dei Sabunara a Trecastagni. Tu mi hai fatto vedere quel San Giorgio, quelle decorazioni. Cioè praticamente lui li preparava e poi li passava alla pittura. Certo, certo. E chi erano i pittori che poi completavano il... Ma sembra questa fu un'iniziativa che papà prese dopo che aveva chiuso la bottega, perché tutta sta favola sui cavalli, il sellaio, il cuoio, eccetera, eccetera, un bel momento con le biciclette e con le motociclette finì. Quindi papà negli anni 70 fu costretto a chiudere la bottega. In pratica questa chiusura è stata un po' anticipata dal fatto che si apre via Mediterraneo, quindi questa via perde quello che era. Certo, la chiusura di via Mediterraneo fu successiva, dobbiamo arrivare alla fine degli anni 80, credo all'inizio degli anni 90, perché io quando sono ritornato in questa strada, che io mi sono sposato nel 79, e ho cambiato quartiere, sono andato ad abitare a Santa Barbara. Poi, per motivi di lavoro, nell'83 sono ritornato in via Giovanni Verga. E quando io sono ritornato in via Giovanni Verga, ancora via Mediterraneo era chiusa, no, non esisteva. La via Mediterraneo fu aperta quindi negli anni 90, 93, 94. Cosa comportò allora come flusso? Perché tu mi hai descritto di una Paternò laboriosa, soprattutto nel dopoguerra, con queste vie a sale e scende dei camion. A un certo punto però questo si interrompe. Si interrompe, ma ci sono tante metamorfosi che nel frattempo erano avvenute. L'avvento della plastica, la motorizzazione, anche la motorizzazione agricola, perché negli anni 60, 70 ancora la lavorazione in campagna era tutta manuale, quindi forbicini, a zappa, si zappavano i giardini, non c'erano motozappe. A proposito, papà faceva anche fodere di... Fodere delle forbici. Ma non delle forbicine, quelle che si adoperano, le forbici, i trespati, insomma, quelle pesanti d'acciaio che quando tu infilavi la forbice nella... porta macerie, perché... Sì. Tutto doveva essere custodito. Ma faceva anche le custodie per le pistole ai carabinieri, venivano tanti carabinieri a farsi la custodia della pistola e gliela faceva papà, perché papà cuciva a mano. Il discorso è questo, quindi i punti dati a mano, che non sono quelli delle macchine, non si scucivano mai. Cioè, purtroppo un fodero di forbice che faceva papà durava 15 anni, 20 anni, quindi non c'era un riciclo su quello che faceva, è difficile che si scuciva. Quindi tu mi dici che a Paternò c'era anche un fiorente mercato di cuoio, naturalmente di cazzolari. Certo, all'angolo quello là, che era calzolaio, era un cugino di papà.